Ravenna fa scuola in materia di TSO, grazie alla firma di un nuovo protocollo che regola l'effettuazione dei trattamenti e degli accertamenti sanitari obbligatori psichiatrici nella provincia di Ravenna. A firmare i comandi delle polizie locali della provincia, i dirigenti di pronto soccorso 118 e Auto Romagna. Il protocollo che è stato firmato oggi ha un'importanza fondamentale per distinguere quelle sono le modalità di integrazione durante gli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, modalità di integrazione che riguardano sia la componente sanitaria sia la componente delle polizie locali. Quindi un sistema, diciamo, per migliorare l'efficienza di intervento. È per migliorare l'efficienza di intervento, nel senso che risulta chiaro chi è che fa che cosa e quali sono le varie competenze professionali, ma al di là di questo aspetto qui, che è un aspetto più di tipo tecnico, l'importanza del protocollo consiste anche nella definizione di quali sono le tutele e il rispetto degli interventi che vengono eseguiti per le persone che sono sottoposte ad accertamento o trattamenti sanitari obbligatori. La regione Emilia-Romagna ha il più alto numero di TSO in Italia. A Ravenna, però, il numero di trattamenti è in calo rispetto al 2019. In sé questo dato non è significativo, nel senso che potrebbe essere sia dovuto al fatto che la regione Emilia-Romagna conteggi in modo appropriato, in modo certo, con tutti i trattamenti sanitari obbligatori, come potrebbe riguardare anche una maggiore attenzione nei confronti delle persone. Per quello che riguarda l'ambito territoriale di Ravenna, nel corso del tempo si è assistito ad una progressiva riduzione del numero dei trattamenti sanitari obbligatori, con una riduzione grosso modo del 20%,